Questo numero di Vita Trentina guarda ancora la fase 2. Ci è arrivata in redazione una lettera preoccupata di una mamma che rappresenta le difficoltà di molte famiglie alle prese con il fatto che le scuole sono ancora chiuse, i nonni sono a casa, c'è un problema della conciliazione tra i nuovi tempi di lavoro e i tempi della famiglia. Al passo dei piccoli è quindi il titolo di copertina di Vita Trentina, che guarda anche all'estate, che ne sarà delle colonie estive, dei crest, dei campeggi parrocchiali, delle iniziative e degli oratori. Ma in un servizio esclusivo questa settimana mettiamo in rassegna anche quali sono tanti gli eventi del nostro Trentino che erano programmati per i mesi di maggio e di giugno e che invece saranno rinviati all'autunno, alcuni addirittura sospesi. E poi questa è la settimana della ripresa delle celebrazioni delle messe con il popolo, come si usa dire. Quali sono le attenzioni che bisogna avere? Sicuramente il momento della soglia, l'essere più accoglienti e ricordare che è bene forse che in coscienza qualcuno decida anche di rimanere a casa, come osserviamo nell'editoriale che è intitolato Benedette mascherine e nel quale abbiamo voluto cogliere anche i valori simbolici di questo accessorio che ormai è diventato un nostro inseparabile compagno di viaggio. Ricordo infine che questo numero di Vita Trentina ha anche il racconto mensile I Gialli di Mauro Neri, che lasciamo alla vostra lettura insieme a tutte le altre rubriche e agli appuntamenti tradizionali del nostro settimanale. Buona lettura e buona settimana.